posso dire che i dati ora consolidati del 2021 e del primo semestre 2022 sono dei dati molto positivi. Si evidenzia che il Tribunale di Teramo sta procedendo sul binario giusto. I provvedimenti organizzativi hanno iniziato a dare i loro effetti e registriamo un calo notevole delle pendenze, soprattutto in settori, parlo per il settore civile, ma in aree importanti come quella delle procedure fallimentari, delle procedure esecutive, del rito del lavoro soprattutto, che abbiamo potuto, sia pure con mille difficoltà, rafforzare con l'apporto di un'altra unità, di un altro magistrato che è arrivato di recente, l'anno precedente. E nel civile ordinario abbiamo già registrato un forte calo delle pendenze nell'arretrato ultradecennale, che contiamo di azzerare entro l'anno, entro dicembre, anche se i dati di cui vi sto parlando sono fermi al giugno di quest'anno, perché è l'anno giudiziario, la chiusura dell'anno giudiziario, 30 giugno. Detto questo, non si può negare che comunque in assoluto i numeri sono elevatissimi. Diciamo che le pendenze che l'anno precedente superavano le 10.000, quest'anno si attestano a 9.000 e qualcosa, ma con un notevole calo. La produttività del Tribunale è ai vertici, come del resto negli anni precedenti, però le condizioni di lavoro capite bene che sono di sicuro non le più agevoli, e quindi c'è un grosso turnover di magistrati che cercano prima o poi di trovare collocazione in altri uffici giudiziari dove c'è un minor carico di lavoro. Per dirne una, adesso abbiamo due recenti trasferimenti di giudici, la dottoressa Invesi che è andata a Bologna e il dottor Chiauzzi che è andato a Chieti. Vedremo, ricomincerò il giro per le richieste. Lei chiede al nuovo governo di guardare questi dati del Tribunale di Teramo? Sì, io chiedo soprattutto che si analizzino all'interno ovviamente della realtà nazionale, che sappiamo tutti che è abbastanza ancora critica, perché è vero che abbiamo l'apporto dei funzionari del PNRR, degli addetti, però occorrono anche, capite bene, occorrono anche i giudici che possano seguirli, possano impostare il loro lavoro e dirigerne anche le attività. A Teramo, come al solito, si parte da un organico, a mio avviso, da rideterminare in aumento, perché siamo solo 23, compreso me e la presidente di sezione, mentre realtà analoghe, che non cito, ma potete capire di chi parliamo, perché parliamo di tribunali con un maggior contenzioso in Abruzzo, ci sono organici di 28 giudici. Poi è ovvio che quei 28 giudici, se le condizioni di lavoro sono accettabili, rimangono stabilmente 28 o numeri analoghi, 27 magari. Noi siamo 23, però con le nostre condizioni di lavoro di solito non siamo più di 19-20 con il turno. Quante unità avreste quindi necessità adesso in questo momento? Allora, io fino adesso mi sono battuto per avere almeno un giudice in più e per poter istituire la sezione penale autonoma da quella civile, perché mi consentirebbe di liberare le unità attualmente del civile applicate anche al penale per dedicarle esclusivamente al lavoro civile. Questo ancora non è possibile, le nostre richieste non sono state accolte, ma ripeto, c'è una realtà nazionale che in certi casi è anche più drammatica, quindi tornerò di nuovo alla carica, aggiornando i dati ovviamente, per vedere se c'è questa possibilità di modificazione delle piante organiche. Per il minimo sindacale sarebbe un giudice in più, quindi 24. Per andare con una certa tranquillità ne servirebbero, a mio giudizio, almeno 26, però con 24 almeno possiamo avviare un piano di ristrutturazione degli arretrati che possa dare risultati in tempi più brevi. E tutto qui.